65 milioni di anni. Questo l'arco temporale che, secondo la scienza, separa la nostra epoca da quella dei dinosauri. Fu proprio 65 milioni di anni fa, infatti, che un asteroide si schiantò nell'odierno Yucatan, causando l'estinzione dei grandi rettili mesozoici. Questa, almeno, è la versione dei fatti fornita dai paleontologi, ormai data per scontata pressoché da chiunque. Nessuno si chiede quali elementi supportino una simile ricostruzione e quali eventualmente la smentiscano. Eppure, questi ultimi non sono affatto pochi. Secondo la cronologia attualmente accreditata, i dinosauri scomparvero dalla faccia della Terra 65 milioni di anni fa, dopo un dominio incontrastato di circa 165 milioni di anni. Ma da dove saltano fuori queste date? Come già esposto altrove, la risposta è più banale di quanto non si creda. Sono state stabilite a tavolino. I metodi radiometrici forniscono spesso risultati contraddittori e sono pertanto inaffidabili per ottenere una datazione precisa dei fossili. La scala cronologica attualmente in vigore, realizzata selezionando arbitrariamente solo alcuni dei valori ricavati con questi metodi, è quindi totalmente inattendibile. Dunque, quanto sono antichi i dinosauri? Diversi elementi, che esporremo qui di seguito, lasciano supporre che siano molto più recenti di quanto assertito dalla paleontologia. Per l'uomo, invece, vale l'opposto. Molte costruzioni megalitiche, infatti, potrebbero essere assai più antiche di quanto comunemente ritenuto. Per non parlare dei numerosi accenni, nei miti e nelle opere di scrittori antichi, ad epoche remotissime. Comprimendo la scala geologica paleontologica e dilatando quella storica archeologica, un'eventuale convivenza tra uomini e dinosauri non appare più così improbabile. I ritrovamenti che più di tutti supportano l'idea di una recenziorità dei dinosauri sono senza dubbio quelli dei loro tessuti molli. Come afferma la paleobiologa Yasmina Wiman, secondo le leggi della chimica e della fisica, la preservazione di proteine di dinosauro è completamente paradossale. Nel giro di poche centinaia di migliaia o al massimo un milione di anni, tutte le proteine nelle strutture dei tessuti molli dovrebbero essere idrolizzate e degradate completamente. Com'è possibile, quindi, ritrovare vasi sanguigni di tirannosauro ancora perfettamente conservati, con tanto di globuli rossi ben riconoscibili? Scoperta, peraltro, non unica nel suo genere. Tenendo presente il principio del rasoio di Occam, la spiegazione più logica è proprio questa. I dinosauri sono molto più vicini a noi di quanto credessimo. La convivenza tra uomini e dinosauri sembra aver lasciato tracce anche in alcune antiche opere d'arte. Questo è un tema molto caro ai creazionisti, che tuttavia tendono a vedere dinosauri un po' dappertutto, anche in creature palesemente frutto dell'immaginazione degli artisti. Tra esse, un posto d'onore è occupato senza dubbio dalle incisioni sulle pietre di Ica. Di queste pietre, scoperte in Perù negli anni 60, avevamo già parlato. Sebbene tra esse vi siano senza dubbio dei falsi, moltissime altre sono certamente autentiche. Tra i soggetti delle incisioni spiccano i dinosauri, le cui rappresentazioni sono talvolta in aperta contraddizione con le teorie scientifiche dominanti. Per esempio, alcuni sauropodi appaiono come mammiferi vivipari, laddove la totalità dei paleontologi li ha sempre ritenuti, come tutti i dinosauri, rettili ovipari. Ciò indica che gli autori delle incisioni ebbero modo di osservare dal vivo questi animali. Ma a che epoca risalgono le pietre? La datazione a termoluminescenza eseguita su due pietre,
rinvenute durante un'apposita spedizione nel deserto di Okukake, dunque certamente autentiche, ha fornito un'età di circa 100.000 anni per una pietra e 60.000 per l'altra. Ma è probabile che la loro realizzazione vada notevolmente retrodatata, forse fino a 1 milione di anni fa. Siamo in ogni caso ben lontani dai 65 milioni di anni della cronologia ufficiale. Le pietre di Ica sono certamente la più antica testimonianza di una convivenza tra uomini e dinosauri, ma apparentemente esistono testimonianze anche molto più recenti. Specifichiamo apparentemente, poiché sebbene alcuni siti creazionisti ne riportino un gran numero, sono veramente pochissime quelle degne di considerazione. Tra queste, una delle più interessanti è senza dubbio quella del cosiddetto mosaico del Nilo, di epoca romana. Il mosaico raffigura le regioni dell'Alto e del Basso Egitto, inclusi vari animali tipici di quei luoghi. Tra essi però compare una strana creatura, indicata come Crocodilo Pardalis, termine che potremmo tradurre come coccodrillo leopardo. Di quale animale potrebbe trattarsi? Alcuni lo hanno identificato con una lontra o con un varano. Tuttavia, le sue caratteristiche ricordano piuttosto quelle dei terapsidi, rettili considerati perfino più antichi dei dinosauri, dai quali sarebbero discesi i mammiferi. Il suo stesso nome sembrerebbe alludere proprio ad una commistione tra due nature, rettiliana e mammifera. Sempre all'epoca romana risale una pittura murale, ritrovata a Pompei, raffigurante una scena di caccia a due strani rettili. Anche qui la rappresentazione di un animale ben conosciuto, l'ippopotamo, insieme alle due creature, rende poco probabile che queste ultime possano essere animali di fantasia. Al contrario, è facile riconoscervi due sfenacodonti, dei sinapsidi, tradizionalmente collocati nel periodo permiano. L'esistenza di rappresentazioni anche relativamente recenti suscita un interrogativo. È possibile che alcuni animali preistorici siano sopravvissuti fino a pochi secoli o millenni or sono? Ma potremmo anche spingerci oltre e chiederci se alcuni esemplari siano ancora oggi in vita. Il famigerato mostro di Loch Ness non è un caso isolato. Come vedremo fra un attimo, infatti, esistono molte altre testimonianze di avvistamenti analoghi. Sebbene la cautela sia d'obbligo, tali testimonianze meritano sicuramente attenzione, anche perché il loro numero non è affatto esiguo. Sui presunti avvistamenti di creature mesozoiche, in particolare di pterosauri, esiste una letteratura sorprendentemente ampia. Qui riporteremo solo alcune testimonianze, scelte tra quelle più significative e più attendibili. Plesiosauro dal Perù, l'11 gennaio del 1911, il New York Herald riportò il resoconto dell'avvistamento di un mostro preistorico, avvenuto nel 1907, in una zona paludosa del Perù. Secondo i due testimoni, il viaggiatore Franz Hermann Schmidt e il capitano Rudolf Flang, la creatura era lunga oltre 11 metri. Aveva la testa simile a quella di un tapiro, grande come un barilotto di birra, il collo serpentino e delle pinne provviste di artigli, caratteristica quest'ultima che l'avvicinerebbe a un plesiosauro. Le loro pallottole non avevano avuto alcun effetto sull'animale. Camptosauro, Brasile. Nel libro Rio Amazonas, pubblicato nel 1966, il naturalista svedese Rolf Blomberg riportò, pur mostrandosi alquanto scettico, la testimonianza di un vecchio indio brasiliano, Alvaro Mesquita, che affermava di essersi imbattuto tempo prima in un animale simile ad un camptosauro. L'incontro era avvenuto di notte, in una palude tra il rio Purus e il rio Juruá, due tributari del rio delle Amazzoni. Mesquita descrisse l'animale come più grande di una mucca, bipede, con la pelle verde e gli occhi rossi.
Quando sparò, mancando il colpo, la creatura fuggì in acqua e scomparve. Pterosauri Cuba. Nel 1971, il militare statunitense Erskine Conn, di servizio a Cuba, avvistò nella baia di Guantanamo due pterodattili in volo, di cui eseguì anche un disegno. Questo un estratto del suo resoconto. Era una bella giornata estiva, limpida, calda. Stavo guardando in direzione dell'oceano. Ho visto due pterosauri. Volavano insieme a bassa quota, forse 30 metri, molto vicino a dove mi trovavo, cosicché ho potuto avere una visuale perfettamente chiara di essi. Il ritmo delle loro grandi ali era molto aggraziato, lento. La struttura e la trama delle ali sembravano essere molto simili a quelle dei pipistrelli. Curiosamente, pochi anni prima, nel 1965, la stessa zona era stata oggetto di un altro avvistamento analogo. Anche in questo caso, la testimone, Patty Carson, ha realizzato un disegno della creatura, molto simile agli pterosauri avvistati da Kahn. Pterizinosauro, Papua Nuova Guinea. A partire dagli anni 90, in Papua Nuova Guinea, si sono verificati diversi avvistamenti di una creatura identificabile forse con un pterizinosauro. Secondo le descrizioni dei testimoni, l'animale sarebbe lungo 10-15 metri e ricorderebbe nell'aspetto un enorme canguro, con la pelle marrone e una lunga coda. La sua testa sarebbe simile a quella di una tartaruga. Avrebbe inoltre abitudini anfibie e si nutrirebbe di piante. Nel 1906, alcuni cercatori d'oro lungo il fiume Aikora, in Papua Nuova Guinea, affermarono di aver incontrato dei rettili ricoperti di peli. Ciò è significativo se consideriamo che alcuni dinosauri, per esempio il Laelinosauro, che viveva nella vicina Australia, erano verosimilmente rivestiti da una corta peluria. Nel 1952, Adrian Conan Doyle, figlio del celebre Arthur, riportò nel libro Heaven Has Claws il racconto di un cacciatore africano che presso il confine Etiopia e Sudan si era imbattuto in un grosso rettile, lungo circa 3 metri e provvisto di cresta dorsale. L'animale aveva la pelle di colore grigio e zampe con tre dita, munite di artigli. L'esploratore Arnost Vasicek fece menzione di un avvistamento avvenuto nei primi anni 90 in Amazzonia, di un branco di dinosauri bipedi. Questi erano simili agli allosauri, ma molto più piccoli, un fatto coerente col ridimensionamento di molte forme di vita nel corso delle ere, e molto aggressivi. Ormai dovrebbe essere chiaro che in epoche remote uomini e dinosauri coesistevano. Le pietre di Ica sono lì a dimostrarcelo. Individuare questo periodo con precisione non è semplice, ma tenendo conto delle datazioni delle pietre, nonché dei ritrovamenti di tessuti molli di dinosauro, possiamo ragionevolmente collocarlo entro alcune centinaia di migliaia di anni fa, un milione al massimo. Ciò significa che la grande estinzione deve essere avvenuta anch'essa in tempi relativamente recenti. È possibile che alcuni rettili mesozoici siano sopravvissuti fino all'inizio dell'epoca storica, o addirittura fino ad oggi. Su questo è necessario essere molto cauti. Sebbene infatti una simile eventualità sia teoricamente possibile, esistono diversi elementi che rendono quantomeno azzardato definirla una possibilità concreta. Ormai tutto quanto il pianeta è stato esplorato, mappato e fotografato da satellite. I luoghi dove gli eventuali dinosauri superstiti potrebbero nascondersi sono pochissimi. Tali rifugi inoltre dovrebbero essere sufficientemente ampi da ospitare una popolazione di dinosauri, indispensabile per la propagazione della specie. Non è credibile che singoli esemplari sopravvivano completamente isolati da decenni,
figuriamoci da secoli o millenni. Dove c'è un dinosauro, dovrebbero essercene altri nei paraggi. Poiché la sopravvivenza di una specie è basata appunto sull'esistenza di una popolazione, la probabilità che essa rimanga completamente nascosta si riducono ulteriormente. Orme, scheletri, carcasse. Prima o poi le tracce dei dinosauri superstiti dovrebbero saltare fuori in quantità, non certo in casi isolati. Specialmente un predatore di grossa taglia riuscirebbe ben presto ad affermarsi in un territorio privo di nemici naturali. I dinosauri più grandi non potrebbero sopravvivere in un pianeta con la gravità attuale, poiché collasserebbero sotto il proprio peso. Allo stesso modo, i più grossi pterosauri non sarebbero in grado di alzarsi dal suolo. Pertanto, è praticamente impossibile che queste creature siano ancora fra noi. Eppure, gli avvistamenti di creature preistoriche sono troppo numerosi per essere tutti derubricati a sviste o truffe. La spiegazione deve essere un'altra. Esistono tre possibilità. La prima spiegazione è che gli animali avvistati erano effettivamente gli ultimi superstiti di specie diffuse sulla Terra in epoche preistoriche. Sebbene, come abbiamo visto, si tratti di un'eventualità abbastanza improbabile, non possiamo escluderla del tutto. D'altronde, il celacanto, un pesce ritenuto estinto dal Cretaceo, nel 1938 fu pescato vivo e vegeto nelle acque del Sudafrica. Forse creature come il coccodrillo pardo non hanno potuto condividere il suo destino per un pelo, in quanto estintesi pochi secoli o millenni prima. Una seconda spiegazione, decisamente più esotica, è che testimoni abbiano assistito involontariamente e senza rendersene conto ad una visione di scene passate. Nella terminologia parapsicologica, la visione di fatti accaduti nel passato è chiamata retrocognizione, o se riferita a un oggetto particolare, psicometria. Forse, per ragioni ancora sconosciute, certi luoghi conserverebbero in maggior misura di altri l'eco degli avvenimenti passati, che in opportune condizioni alcuni individui potrebbero captare. Un'altra spiegazione esotica è che i dinosauri provengono da dimensioni parallele. Il luogo dove sono stati osservati potrebbe costituire un portale dimensionale a tutti gli effetti, oppure trovarsi in prossimità di esso. I vari mostri lacustri avvistati nel mondo, per esempio, potrebbero entrare nella nostra dimensione epoca proprio attraverso il lago e poi tornarsene nella loro. Ciò spiegherebbe come mai le loro tracce non siano mai state rinvenute. Del resto, gli scienziati hanno confermato che le dimensioni parallele esistono. Naturalmente, le possibilità che abbiamo elencato non sono fra loro incompatibili. Se la prima ipotesi potrebbe spiegare le rappresentazioni romane di rettili sconosciuti, le restanti potrebbero finalmente chiarire perché ai numerosi avvistamenti di dinosauri e creature affini non si accompagnino mai prove concrete. Di certo, il nostro pianeta riserva ancora molti misteri, che sarà impossibile risolvere senza prendere in considerazione anche le ipotesi apparentemente assurde.